Noi chiediamo alla Giunta regionale di dare delle informazioni alla comunità sui loro soldi, sui soldi che la Regione Toscana ha erogato nei confronti della società Toscana Sviluppo, per l'esattezza si parla di 28 milioni, che servono ad essere appunto destinati, investiti per varie attività come quelle della ripartenza delle start-up, quindi l'occupazione, ma anche per il rimborso dei danni subiti da calamità naturali. No, è un quadro preoccupante perché Sviluppo Toscana è una partecipata al 100% della Regione Toscana. Ad oggi trattiene 28 milioni di euro, soldi che sono distribuiti in conti correnti di Sviluppo Toscana, e sono fermi, ma sono soldi per politiche attive, soldi per gli alluvionati, 8 milioni di euro, fermi. Ci sono interessi che la Sviluppo Toscana riceve da questi conti correnti, si parla di 750.000 euro ad oggi. Essendo una partecipata, Sviluppo Toscana non è un istituto finanziario, nonostante che si accolla tutti i rischi della gestione di questi conti. Quindi, se Sviluppo Toscana è un istituto finanziario, si iscriva alla Banca d'Italia, così è sottoposta anche al controllo della gestione di fondi pubblici. Sono soldi nostri, la cosa grave è che sono fermi. In un periodo storico come questo, in cui si dice non ci sono soldi, non si può spendere, questi qui fermi a cosa sono serviti? Per quali politiche verranno erogati?